E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate questo video, ragazzi. Siamo ancora qui. Torniamo alla nostra rubrica dedicata, appunto, che si chiama Retro Mobile Gamer, rubrica dedicata ovviamente ai giochi per mobile, quindi per tablet e smartphone, smart Android TV, boia de mau, chi più ne ha più ne metta, ragazzi. Comunque sia, sono questi giochi che andiamo a riscoprire, sono rifacimenti di grandi giochi, di grandi titoli, insomma, degli anni 80-90, oppure dei giochi originali, comunque, che hanno sempre a che fare con retro game, pixel game, boia de mau, insomma, mettete come vi pare, insomma, ragazzi. Si chiama appunto Retro Mobile Game perché appunto trattano in chiave moderna, ma comunque giochi che hanno a che fare con il nostro tanto amato retro gaming, insomma. E oggi, ragazzi, infatti andiamo a fare un gioco che fu già del 1984, fu già del Commodore 64, il mitico Montezemas Revenge, Montezumas, niente, cominciamo male. Montezumas Revenge, ragazzi, gioco sviluppato da Utopia Software, pubblicato dalla Parker Brothers nel 1984, appunto, per Commodore 64. È uscito su ColecoVision, è uscito anche su diversi altri formati, appunto. Io ce l'avevo con una con un nome da edicola, con una cassetta edicola che si chiamava appunto Attento Ettore, se non sbaglio, su Commodore 64, ragazzi. È questo esploratore che doveva entrare nelle piramidi per andare a recuperare, insomma, chiavi e quant'altro per riuscire a fuggire da questa piramide, insomma, la rivincita. In questo caso è Pharaoh's Revenge, invece quella era la rivincita di Montezuma, yeah! E questa invece è Pharaoh's Revenge, quindi la rivincita del faraone, la versione 2 beta, ragazzi. Giochiamo su Android, oggi non l'ho trovato sull'Apple Store, quindi non me ne vorranno, insomma, i possessori di sistemi Apple, perché purtroppo l'ho trovato solo su Android, soltanto sul Play Store, insomma sullo store di Google. Link in descrizione, come sempre, andatelo a vedere, stack, installatelo, gratuito. Ci sono le solite pubblicità che a me fa un po' incazzare, sinceramente, ve lo dico, se zanzari comunque non mi lasci in pace manco a settembre, anzi ottobre, siamo ottobre avanzato e non mi lascia qui in pace. Dicevo, andatelo subito a installare, ragazzi, gratuito, chiaramente, come tutti i giochi di questa rubrica, però c'è la solita pubblicità, insomma, che rompe un po' le scatole, insomma, però si può ovviare, insomma, vedete voi. Allora, ragazzi, Pharaoh's Revenge, vogliamo vedere di che si tratta? Tanto la storia che vi devo raccontare: bisogna scendere nelle piramidi, bisogna evitare i nemici, bisogna prendere i tesori. Qua in questo caso bisogna prendere delle pergamene, bisogna trovare 100 e passa pergamene, insomma. I livelli sono molto simili, se non identici, a quello del grande Attento Ettore o Montezuma's Revenge. No, sto pensando prima a Montezema, il gioco, ragazzi, è stato sviluppato da un certo Marcin Kovalchitz, che ha sviluppato questo titolo appunto per Android. Andatelo a scaricare, io intanto ve lo faccio vedere. Play New Game, ovviamente, eccolo qua, levamo il puntatore. Io lo gioco con la tastiera perché ho settato i tasti con un emulatore, insomma, semplicissimo da fare. Non è l'emulatore si chiama Blue Starks, ragazzi, andatevelo a scaricare per Windows, è molto molto semplice, potete giocare a tutti i giochi che volete per Android. Ecco, a posto, già sono morto immediatamente. Vedete, lassù c'è 113, quindi una pergamena di 113. Eccolo qua, eccolo, ho tolto la pubblicità, vi chiedo scusa. Oh, che madonna, sono partito a mille. Con la prima chiave possiamo aprire. Ah, niente, non ci sto, no, stasera non ci sto, già ho cominciato malissimo. Già ho iniziato malissimo proprio, Vedete, i livelli, ragazzi, sono identici per il momento a quelli, insomma, che furono di Montezuma's Revenge. Occhio a non cascare dentro. Questo è un giochetto, insomma, che sul telefono, sullo smartphone, sul tablet, scusate, potete tranquillamente installare gratuitamente. Vedete, quando si perde una vita parte la pubblicità, che parte anche quando... Ah! Adesso, eccola! E come ho detto, ragazzi, purtroppo tocca levare sempre tutte queste gran pubblicità, però... Per il resto, ragazzi, potete andarlo a provare, sicuramente, insomma, a chi piace. Poi magari se lo acquista, costano sempre questi giochi pochissimi centesimi, quindi non vi preoccupate, ragazzi, non è una cosa impossibile, anzi vi posso assicurare che ci sono dei giochi che sono molto divertenti. Questo, la grafica, diciamo, è molto aggiornata rispetto, insomma, a quello che era il gioco originale, però
È comunque divertente perché, insomma, se vi ricordate di Montezuma's Revenge, no! In pieno, eccolo qua. Stavo dicendo, se vi ricordate del mitico Montezuma's Revenge, ragazzi, questo è molto molto simile e quindi difficilmente vi lascerà delusi. Insomma, quando sarete in fila, che l'ho questo qua. Quando sarete in fila, insomma, dal dottore, aspettare dal dentista, dal cazzo come pare, insomma, tirate fuori il vostro fido telefono o smartphone e poi, insomma, vi andate a giocare questo piccolo capolavoro, questa piccola perla, insomma, che in questo caso ci abbiamo. Niente, lì poi dovevo risalire perché, eccolo qua, dobbiamo risalire perché adesso abbiamo preso le chiavi blu, due chiavi blu e una rossa ce ne abbiamo, che dovremo andare a utilizzare qua. Non è facile, eh? Sembra, insomma, carino, ah, bello, bello, mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda il mio boia di quello che deve fare, invece è un gioco, insomma, che non perdona, come sbagli un millimetro, te fulmina immediatamente, quindi, insomma, è da, sicuramente da prenderci un attimo mano, però, insomma, da regala, assicura, insomma, dei buoni momenti. Non devo dire, insomma, mi hanno fatto notare, dico troppe volte, insomma, quindi, ah, ce l'ho. Quella l'avevo presa, andiamo a prendere questa pergamena, ci abbiamo due porte blu, due porte rosse, aprimole tutte, bravo Ale, e poi possiamo andare anche dall'altra parte, mi sa. Qua c'è una pergamena che se no, se non ci avevamo tutte le chiavi, non avremmo potuto prendere, invece in questo caso, insomma, ci siamo riusciti. Comunque, vedete, è abbastanza lineare, è difficile, insomma, come l'originale, Ardaios, insomma, difficile come l'originale, senza insomma, però assicura dei buoni momenti di divertimento, ve lo posso assicurare. Assicura, ve lo posso assicurare, non si può sentire. Vai! Forza e coraggio, con queste pubblicità del cazzo, ragazzi, ce n'è 70.000. Ogni volta che perdi una vita, vai! No, qua non l'ha fatta, qua non l'ha messa. Ogni volta che perdi una vita, praticamente sei da capo, ter parte la pubblicità. Quindi questo, in questo fa incazzare. Fa molto molto incazzare. Qua su che c'è? Non c'è niente, mi sa. Qua su dovevo... Ah, potevo arrivarci anche dall'altra parte. Potevo invece di fare tutto quel casino. Però mi sa che nel gioco originale lì non si poteva andare giù da quella parte. Dovevi prima aver fatto qualcos'altro. Però, insomma, tanto è chiaro, non poteva farlo esattamente identico a quello originale. Però, comunque sia, non mi sembra, insomma, che sia un gioco brutto. Anzi, tutt'altro, insomma, se ci mettete pure che è anche gratuito, insomma, diventa anche... Oh! Un must have, porco due, io già mi incazzo pure con questi, mi incazzo pure, vai, eccolo, eccolo, come al solito ho dovuto legare la pubblicità, ragazzi, ormai non ve lo sto manco più a dì, tanto avete visto che ero una iena sul 64, ragazzi, sono una iena anche su questo gioco, ve lo posso assicurare, proprio, se no sembra che non uso la R. Vedete, si scende sempre di più, ragazzi, i livelli mano a mano diventano più difficili, qua è molto complicato, e qua scendiamo ancora, continuiamo a scendere nei meandri, via, mi stava ben mazzare, eh? Chi c'è qua? Oh, una chiave che fa sempre comodo, scendiamo pure, ah, da differenza di Montezuma's Revenge originale, che cadevi, bastava cadere da un po' più alto. Oh, chi non si va su? No! Bug? Lì non si va su. Ah! Ok, dobbiamo salire qua, via! Vai! Andiamo dall'altra parte, pigliamo la lancia, chi? Almeno questo possiamo scendere, perché sennò senza... Quanto è? Oh, 113, non piace 16, pensa un po', insomma le... Wow! Pubblicità! Eccola qua, pubblicità, ho levato, come dice la nonna, a reclame l'ho levata, nonna chiamava a reclame, che c'è a reclame sarebbe stata la pubblicità. E... stavo a dire, ma questo che fa? Un ponte che si leva, un ponte levatoio, infatti, perché si toglie. Niente ragazzi, dai, ve lo lascio giocare a voi, tanto insomma abbiamo visto che è... mi sembra abbastanza valido come gioco, io mi sono stufato. Allora, Montezuma's Revenge, ragazzi, è il gioco della Parker Brothers, sviluppato da Utopia Software nel 1984, pensate, per Commodore 64, poi convertito anche per diversi altri formati, insomma, dell'epoca. Qua il nostro Marcin Kowalczyk
sviluppa questo remake dal nome Pharaoh's Revenge, quindi la rivincita del faraone. Cambia il personaggio, cambia la grafica, chiaramente aggiornata ai giorni nostri, però insomma il gioco più o meno rispecchia quello appunto che fu il grande grande Montezuma's Revenge. Lo troviamo su Android, non l'ho, come ho detto prima, trovato sull'Apple Store, link in descrizione per scaricarlo sui vostri telefoni e smartphone con Android. Ragazzi, io spero che questa nuova rubrica incontri il vostro, insomma, vi piaccia questa nuova rubrica, perché sinceramente a me mi piace, insomma, sinceramente io amo farla, perché riscopriamo questi giochi, ci andiamo a giocare quando siamo al mare, quando siamo in montagna, quando siamo in giro, quando siamo fuori casa che non possiamo utilizzare un PC, insomma, potrebbe essere una buona alternativa, un ottimo surrogato. Ragazzi, vi do appuntamento prossima puntata di Retro Mobile Games, ragazzi, sempre su Sala Giochi 1980. Ciao! Oh!